Va bene ragazzi, sono TNBT e qui è un video spontaneo come sempre OP, perché per essere esperti non bisogna fare video col montaggio o cose di questo tipo. Come al solito confessionale OP, anche questa settimana le mie riflessioni personali sul capitolo 788 di One Piece intitolato La mia battaglia. È un titolo questo secondo me tanto figo quanto poi è stato deludente il capitolo in sé per sé. Non sono un hater dell'ultima ora, nemmeno un hater di lunga data, io sono sempre e sarò sempre un fan di OP, però quando raramente, almeno nel mio caso, ci sono delle cose che non mi piacciono, sento il dovere, vista anche la mia posizione, tra virgolette, posizione molto così idealizzata anche troppo su YouTube, però mi sento il dovere di dirlo. Allora, questo capitolo non mi è piaciuto. E forse è stato per me uno dei peggiori di tutta Dressrosa, e adesso cercherò di spiegare perché. Come ha detto anche il mio amico, fratello d'armi OP Sommobuta, nella sua pagina, e come io stesso ho detto in diverse occasioni, Dressrosa è una saga abbastanza simile alle altre, nel senso che lo scorrere del tempo, il countdown, diciamo così, la frenesia in vista della fine sono non esclusivi di Dressrosa, ma sono appunto una costante da sempre in One Piece. Basti pensare a Thriller Bark, quando i Mugiwara stavano per svanire al sole e quindi c'era tutta questa situazione di dover fare presto, a Enies Lobby lo stesso con il Buster Call, a Skypiea con il Mamaragan lanciato da Eneru, Alabasta con la bomba che stava per scoppiare, e io trovai veramente epica la scena dove i Mugiwara praticamente cercavano di raggiungere la cima del campanile per impedire appunto che la bomba scoppiasse. Ecco, tutte queste situazioni le ho sempre trovate abbastanza ricche di pathos. Sinceramente, questo pathos secondo me è mancato in questa saga. Quindi una saga che è uguale alle altre sotto il punto di vista appunto della narrazione, per certi aspetti, soprattutto per quanto riguarda il conto alla rovescia, ma che ho trovato forse un pochettino priva di pathos nei momenti decisivi. Non mi sono piaciute alcune scelte di Oda, ma questa è una opinione mia puramente soggettiva, cioè il fatto di voler far aiutare il protagonista da così tanta gente, da praticamente tutta l'isola, è secondo me una cosa abbastanza forzata. Ci sta la cooperazione, c'è sempre stata in One Piece il tag team, il lavoro di squadra, ma qui veramente secondo me si esagera, soprattutto visti i personaggi che sono stati inseriti. Adesso la prima cosa che non mi è piaciuta del capitolo sono le lacrime di Mashle, e qui ovviamente potrete dire che magari rosico per il fatto di aver detto in uno scorso video che secondo me era una cosa improbabile. È vero, io dissi che queste palle bianche mi ricordavano di più la neve, quindi magari avevo pensato a un ammone, cosa che tra l'altro, se guardate l'ultimo video, ho sempre detto essere comunque altamente improbabile. Io rimango convinto della mia idea, cioè che Monet sia viva, ma metterla in questo momento, sinceramente, come ho detto nello scorso video, non avrebbe avuto senso. E quindi ecco, ci sta che non ci abbia preso, però ecco, Oda ha fatto anche la paraculata di mascherare le lacrime, perché se vi ricordate avevo detto che la forma era troppo simile a quella di palle di neve. Effettivamente non sono lacrime vere e proprie di Mancherie, ma è semplicemente una specie di fiore, un soffione, che tra l'altro quanti petali abbia non si sa a questo punto, che viene impregnato dalle lacrime della principessina sparse per tutta l'isola. Ovviamente è facile qui dire che si tratta di una forzatura, il fatto che praticamente questi soffioncini lacrimosi cadano su tutta l'isola e che quindi potrebbero colpire anche Doflamingo stesso e curarne momentaneamente le ferite. Questo è facile da dire, ma bisogna comunque ricordarci che si tratta di un manga e si tratta comunque di, se vogliamo, di esigenze di trama, come appunto era forzato il fatto che ad Alabasta l'acqua ricadde sopra Luffy. Non voglio prenderla sotto questo aspetto, diciamo che non mi è piaciuta proprio la scelta di per sé, non tanto il modo in cui è stata realizzata. E non mi è piaciuto vedere tutti questi personaggi all'improvviso curati, mettersi tutti a collaborare per una cosa come quella di spingere via la gabbia, che sinceramente trovo abbastanza patetica. E qui arriviamo al secondo punto, uno dei più dolenti per me fino ad ora. Io do sempre fiducia a Oda e gliela do ancora, quindi non sto condannando in definitiva questa scelta, ma per adesso
Fujitora è il personaggio, secondo me, più deludente, uno dei più deludenti di questa saga. Cioè, si è presentato alla grande. Il discorso sul voler sterminare la flotta dei sette è forse uno dei momenti più epici raggiunti appunto dai livelli di pathos all'interno di Dressrosa, ma quello che ho visto in quest'ultimo capitolo è qualcosa di aberrante, cioè non puoi mettermi un ammiraglio, cioè un personaggio che rappresenta uno dei massimi poteri per quanto riguarda la forza in One Piece, me lo metti praticamente a remare, a fare lo stesso lavoro che fanno i Tontatta, che fa Kanjuro, che fanno tutti i gladiatori falliti del Colosseo, eccetera. Cioè, no, cazzo, un ammiraglio, tu ti aspetti da un ammiraglio che intervenga solamente in momenti top, in momenti epici, che abbia quel socché di mistico quasi intorno, comunque un'aura di potenza che lo distingue dal resto. Ecco, non ce lo vedo sulle vignette, quelle a fondo pagina, dove si vedono tutti i personaggini in fila fare la stessa medesima cosa. Ecco, questa è una cosa che personalmente ho trovato orrenda, e non voglio dire che Fujitora non si riscatterà. Io ancora sono fiducioso nel fatto che questo personaggio possa riservare delle sorprese, soprattutto a fine saga, ma per il momento è stata sicuramente una grossa delusione. Oltre a questo, altra cosa che non mi è piaciuta, l'ennesima resurrezione, l'ennesimo intervento di Trafalgar Law, che ecco, lo vedevo tanto bene lì con Cavendish a prendere il sole sul plateau, e che invece ci ritroviamo da fare da Bali a Rufy per l'ennesima volta in questo capitolo. E adesso mi chiedo anche, oltre al fatto che sembra stare meglio, il suo braccio, come vedete, non è durato, staccato neanche 2-3 capitoli, insomma. L'ennesima morte e risurrezione di Law, sinceramente, mi ha leggermente stufato. Spero, a questo punto, spero che Rufy, che sembra ogni capitolo, invece che stare meglio, sembra ogni capitolo stare peggio, quando si rimette in sesto, concluda definitivamente uno contro uno contro Doflamingo, perché veramente non se ne può più, e senza che Law intervenga. Lo spero a questo punto vivamente, perché se no è la delusione più completa a questo finale di saga. Detto questo, uniche note positive del capitolo per quanto mi riguarda. Numero 1, Guts, e qui ovviamente molti di voi storceranno il naso, ma io devo dire che questo personaggio così poco importante, così terziario, quaternario, se vogliamo, ha forse detto la frase migliore di tutto il capitolo. Quindi un personaggio che si è dimostrato comunque, tra virgolette, avere le palle nella sua comunque debolezza, e si è dimostrato tutto d'un pezzo nel rispettare quello che è anche, diciamo, il suo lavoro e probabilmente la sua passione. Quindi un arbitro, un telecronista, ma comunque una persona che si dimostra fedele diciamo, al suo passato, alla sua storia. Quindi questa piccola cosa sinceramente mi è piaciuta. Altra cosa che mi è piaciuta, ma perché mi piace il personaggio, è vedere Violet fronteggiare Doflamingo così, senza paura. Ecco, se vi ricordate, adesso qui lascerò una provocazione fine a se stessa, se vogliamo, ma l'ultima saga dove abbiamo visto uno Shichibukai venire fronteggiato da una persona che faceva parte della sua stessa organizzazione con un coltello, poi quella stessa persona nella saga successiva è entrata a far parte della ciurma. Sto parlando di Nico Robin, se vi ricordate, quando provò ad accoltellare Crocodile. Ecco, adesso qui è tutto un parallelismo, ma ovviamente questa è un po' una provocazione, però se tanto mi dà tanto, a questo punto Violet dovrebbe entrare in ciurma, cosa che a me, tra l'altro, non dispiacerebbe, ma credo comunque sia abbastanza difficile. E niente. Tutto qui è quello che ho da dire su questo capitolo. Alla fine, comunque, c'era abbastanza roba su cui discutere. Fatemi sapere voi come la pensate su tutto quello che ho detto e su quello che voi avete tratto da questo capitolo. Su come vi è sembrato, scusate se non faccio molti video, ma a questo periodo sono un po' in letargo, diciamo, mi sto guardando un po' di partite di tennis e tutto qua. Niente, come al solito, se volete lasciate un like sulla fanpage, sulla pagina Facebook, diciamo, dell'Amy for Tokyo, iscrivetevi al canale, condividete il video se volete e ci vediamo con il prossimo video commento. Un saluto a tutti da TNBT e settimana prossima, per fortuna, non c'è la pausa, almeno questo Oda ce l'ha fatto come regalo dopo questo capitolo un po' meh. Un saluto a tutti da TNBT e al prossimo video. Ciao!